Buongiorno, la lezione di oggi è sulle acque sotterranee. Le acque sotterranee sono acque che ovviamente non si formano sottoterra, ma filtrano dalla superficie. Possono essere di vario genere, ma in ogni caso si formano sempre la stessa maniera, o per pioggia, o fiumi, o corsi d'acqua e altro, che filtrano sotto il primo strato di suolo. Dipende il loro livello e la loro dimensione da quanto è poroso il suolo. Sappiamo che il suolo è sempre in qualche misura poroso, però varia moltissimo. Potrebbe essere un suolo con uno strato molto ampio, per esempio di argilla, quindi un suolo argilloso, può essere uno strato invece di rocce più grossolane e così via. A seconda di come è poroso, avremo un maggiore o minore accumulo di acqua nel sottosuolo. L'accumulo di quest'acqua finisce per formare quella che viene detta una falda idrica. Anche se nella maggior parte dei casi non le vediamo, le falde idriche sono numerosissime. E in molte parti del pianeta che appaiono desertiche, effettivamente ci sono forti e grandi falde idriche sotterranee che però non appaiono in superficie. Le falde idriche sono divise in due tipi fondamentali: quelle che si chiamano falde idriche freatiche, in questo caso lo strato superficiale del suolo non è impermeabile, di conseguenza l'acqua può anche risalire. Infatti, le falde freatiche tendono a far uscire da diversi punti delle piccole sorgenti. Ci sono cioè delle perdite, tra virgolette, della falda idrica verso la superficie. Quando invece lo strato superficiale è del tutto impermeabile, allora si chiama falda artesiana o imprigionata. Appunto, in questo caso non c'è un modo per far uscire l'acqua in superficie, a meno di scavare un pozzo. Come abbiamo detto, la permeabilità e la porosità del suolo fanno molto la differenza. Se abbiamo un terreno coperto di cemento, chiaramente la sua permeabilità sarà praticamente zero. Infatti, uno degli effetti più devastanti delle città è proprio il fatto di rendere il sottosuolo morto. Se invece abbiamo una superficie molto porosa, è facile che il terreno non abbia la capacità di trattenere per niente l'acqua. Quindi, se abbiamo delle rocce più o meno grossolane, l'acqua filtra molto facilmente nel sottosuolo. Avere una terra giusta significa avere una terra dove i granuli non sono troppo grandi, non sono troppo piccoli, formano dei pori sufficienti a trattenere l'acqua, ma non così larghi da far fluire l'acqua tutta sotto. Sono evidentemente piuttosto rari in natura. Ovviamente, la presenza di una frattura nella roccia o nel suolo permette di far fluire l'acqua nella falda, anche se il terreno in sé non è per niente poroso. Particolarmente interessanti sono le sorgenti. Si definisce una sorgente quando da uno strato roccioso impermeabile affiora dell'acqua. Questo succede appunto perché la falda idrica trova uno sbocco. La sorgente si misura in portata della sorgente, ovvero quanti litri al secondo fuoriescono dal punto di sorgente. In alcuni casi queste possono essere enormi, in alcuni casi sono veramente dei rigagnoli. A seconda dell'acqua che fuoriesce, possiamo suddividere la sorgente in sorgente di acqua potabile. In questo caso abbiamo dei sali tra lo 0,1 e lo 0,5 grammi per litro. Ovviamente deve esserci qualche cosa, altrimenti l'acqua è inutile, per cui devono esserci delle micro quantità di diversi elementi. L'acqua può essere minerale, in questo caso i sali sono abbastanza numerosi, però l'acqua è fredda, termale, quindi calda, o termominerale, calda con diversi sali. L'Italia, essendo una terra molto vulcanica, è anche una terra piena di terme, quindi di acque termali. Le prime acque termali sfruttate in questo senso sono quelle dei Romani. I Romani si accorsero del fatto che, soprattutto nella zona della Campania, c'erano diverse sorgenti termali, ovviamente perché c'era il Vesuvio, ma loro non lo sapevano perché al tempo dei Romani il Vesuvio era sommerso, quindi non si vedeva il cono che vediamo oggi, e cominciarono per questo a ingrandire sempre di più queste sorgenti e a ricavare un numero veramente enorme di terme. Prima della sua distruzione, Pompei ospitava dozzine di terme, di centri termali. Tanto gli piacque ai romani questa cosa che decisero di costruire delle terme anche in altre zone dove non c'era assolutamente nessuna possibilità di acqua calda, come per esempio appunto Roma.
Il problema in quel caso era che l'acqua non usciva calda e bisognava riscaldarla, ma quella è un'altra questione. Anche la Sardegna ospita diverse terme, questo a dimostranza che, anche se oggi è molto stabile, un tempo era una terra piuttosto vulcanica. Le fonte termali sono comunque estremamente rare, anche perché la temperatura deve essere buona per noi. Ancora più rare sono le termominerali. Sono un toccasana per diversi problemi fisici e dove si trovano si costruiscono sempre dei centri benessere. È estremamente difficile perché ci rendiamo conto che i vulcani non tendono a rimanere a una temperatura fra i 40 e i 50 gradi, ma arrivano facilmente tra i 700 e i 3000. Nella maggior parte dei casi non abbiamo sorgenti termali semplici, ma abbiamo geyser e altri elementi di acqua troppo caldi per noi. Questo fa in modo che le acque termali sono molto rare, non a caso nelle zone dove si trovano molti vulcani, come il Giappone, come l'Italia, la cultura delle terme è molto sviluppata. Grazie.